Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del tenente colonnello Vincenzo Marisca, comandante gruppo carabinieri NAS dell'Italia meridionale. NAS è nucleo antisofisticazione per la tutela della salute. Buonasera colonnello, come sta? Bene, grazie, bene. Grazie per l'invito. Prego, è la prima volta che ci incontriamo, io non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia, è la prima volta che ho il piacere di intervistarla, però una cosa me la rende familiare, già così a ictu oculi si diceva anticamente, ecco, il fatto che lei è di Pompei. Sì, io sono nato a Pompei e sono cresciuto a Scafati, però mia mamma è di Pompei. Mio padre è di Torre Annunziata, quindi sono della zona vesuviana. Vesuviana, e pensi che è la mia città di fede. Io porto il nome della Madonna di Pompei, grazie ai miei genitori, e a casa mia la Madonna di Pompei era una venerazione. Non c'era cassetto della mia casa paterna che non custodisse una Madonnina, una immaginetta con relativa coroncina delle suore di Pompei. Quindi va alla supplica? Va alla supplica, sì. E certamente, è un giorno, diciamo, si dice la giornata del mondo, si dice così. Quindi io, per me, è già come di famiglia. Allora, colonnello, parliamo un po' di lei. Lei è giovanissimo, è nato, posso dire, tanto sì, è no, giovane. Si può dire. Si può dire. Fino ai 50 si può dire. Fino ai 50, fino si, 50 può dire. Si può dire. Allora, si sono rotti gli occhiali, benissimo. Va bene, allora è nato dunque a Pompei 1976, coniugato con prole. Allora ha iniziato come iniziano tutti i ragazzi che vogliono intraprendere la carriera militare, ha ricominciato con l'Annunziatella, poi a seguire la scuola di Modena, 177esimo corso allievi ufficiali, e poi ha incominciato l'iter, è divenuto tenente nel 1999 e poi capitano, perché la gerarchia militare va per gradum e non per saltum. È stato comandante della compagnia carabinieri di Pistoia, ha frequentato tantissimi corsi, corso di formazione per gli addetti al coordinamento internazionale in ambito la peacekeeping, cioè per mantenimento sì. della pace all'estero. Nel 2007 ha frequentato un altro brevetto militare, operatore polivalente di salvataggio. Sì, è una cosa che facciamo per nel la Croce tempo Rossa, libero. Nel perché tempo lui libero è anche volontario. Promosso maggiore, è stato comandante del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, sì, giusto? In Abruzzo. Giusto, dal 2015 e siamo ai giorni d'oggi, giorno diciamo alla qualifica attuale, tenente colonnello, comandante del gruppo carabinieri, l'ho detto prima, del NAS, tutela della salute Italia meridionale, ecco, con sede a Napoli. Sì, diciamo che dal gruppo in poi si dice tutela della salute, e invece quello che tutti conoscono sono i NAS, che sono i nuclei da cui dipende, che coordiniamo noi comandanti di gruppo, che sono i nuclei antisofisticazione e sanità, quelli e che tutti conoscono. Siete i nostri salvatori, che ci preservate, ci guardate la salute, perché poi dopo lo vediamo quanto lavorate. Dunque lei ha la direzione coordinamento operativo di 15 nuclei antisofisticazione, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise e Basilicata. Esatto. Sei e quando giorni. Dorme? No, no, riesco a dormire, perché sono bravi, non mi danno molti pensieri, quindi la notte riesco a dormire. Certo, è laureato, in giurisprudenza, 110, quindi è bravissimo, e anche studioso, quindi. No, no, studio il quanto basta. L'indispensabile, quanto basta. Ma non credo. E con la tesi importantissima, questa è proprio dei giorni d'oggi, la dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta. Vabbè, diciamo che era la normativa vecchia, quindi questa è nel curriculum. Oggi, al giorno d'oggi, va alla grande. Adesso la bancarotta purtroppo va alla grande. Sì, poi ne parleremo. Laurea di primo livello in scienza della sicurezza, un'altra laurea specialistica in scienza della sicurezza interna ed esterna, l'omicidio del consenziente. Quella è la tesi. Sì, sì. La tesi. Ha un sacco di onorificenze. Mi ha colpito questo fatto, a parte che è volontario, l'abbiamo detto prima, della Croce Rossa. Ha medaglia commemorativa della Croce Rossa, missione internazionale, ma tutti gli encomi hanno una motivazione
motivazione più o meno che si somiglia, hanno le stesse caratteristiche, hanno rilevato in lei consolidata esperienza, elevata capacità professionale, notevole autorevolezza, intuito investigativo, non comune senso del dovere. Io quella mi soffermerei sulla notevole autorevolezza. Come fa a essere autorevole? Cioè, Guardi, per essere autorevole bisogna essere autorevoli ma non autoritari, è una cosa completamente diversa, perché uno può essere autorevole anche col sorriso sulle labbra, nel senso che noi siamo militari, quindi sappiamo che i comandanti quando dicono qualcosa per chi è alle nostre dipendenze è un ordine, quindi a volte si è autorevoli nel dare un ordine preciso, non essendo autoritari, cioè non imponendolo, perché lo impone già il grado, quindi antipatici, è inutile urlare, e molte volte quello che conta nella nostra amministrazione è l'esempio, nel senso che se c'è da fare qualcosa per la quale bisogna sporcarsi le mani, come si dice in gergo, bisogna sporcarsi le mani in prima persona. E certo, c'è da fare, e questo è un detto antico, se vuoi ottenere ma serve sempre, serve sempre. Io con l'esempio, o facendo vedere le cose, oppure studiandole prima di dirle, mi sono sempre trovato bene fino adesso. E certo. Poi magari uno si può pure trovare male in seguito, però fino adesso devo dire l'esperienza. Che mi sono trovato sempre bene. Eh certo, lei è anziano, cioè un'esperienza. Anziano come servizio, sono anziano. Tantissimo. Avendo iniziato a 16 anni, ho visto che c'era stato anche il dottor D'Amato, la settimana scorsa, col quale mi lega questa esperienza alla Nunziatella, che non forma solo gli ufficiali, ma forma comunque tutta la classe dirigente. Lui ne parla sempre con maniera entusiastica ed si commuove. Veramente. Quindi noi comunque iniziamo a servire la patria a 16 anni, quindi adesso ne ho 42, sono 26 anni che indosso le stellette. Come servizio è anziano. Allora, il NAS dei Carabinieri, il nucleo antisofisticazione, l'abbiamo detto, per la tutela della salute. Voi avete doppia veste di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi siete a contatto con tribunali, procure e anche siete ispettore sanitario. Sì, il maresciallo del NAS è un maresciallo atipico. Che noi parliamo di maresciallo perché gli ispettori del NAS sono specializzati, mentre noi comandanti no, anche se in teoria la circolare ci darebbe la facoltà, ma non abbiamo le competenze specifiche che hanno i nostri marescialli che seguono un corso all'università, un corso apposito. Sì. E quindi hanno una duplice veste, quella di ufficiale di polizia giudiziaria, che è il maresciallo dei carabinieri comune, quello normale che vediamo tutti i giorni, ma sono anche ufficiali sanitari, ispettori sanitari, adesso si dice anche tecnici della prevenzione, quindi hanno tutte le prerogative di polizia amministrativa, possono fare i campionamenti, le ispezioni, possono entrare in un luogo senza che ci sia un atto dell'autorità giudiziaria che ci permetta di entrare, perché tipo noi... Tipo blitz, cioè all'improvviso. Il blitz ovviamente amministrativo, non per polizia giudiziaria, quindi se entrano in un ristorante possono comunque accedere alle cucine e controllare le derrate alimentari. Avete dei segni distintivi per quando vi presentate? Abbiamo. Ovviamente. Gli viene un colpo? Viene un colpo a chi è in difetto, ma chi è viene quasi mai un colpo. Secondo me anche chi non è in difetto, quando vede un carabiniere, quello forse anche perché da piccoli ci dicevano se non mangi vengono i carabinieri, no? Quindi io l'altro giorno ero a farmi i capelli e c'era una mamma che diceva, io ero ovviamente in abiti civili, c'era una mamma che diceva al figlio se non fai il bravo vengono i carabinieri. Allora io ho detto no. Però non può crescere così con questa paura. Sfortunata la signora, l'ha detto proprio davanti a lei. E certamente. Allora, dunque, io metto gli occhiali, si sono rotti, può capitare e non ha importanza. Allora, avete il vostro motto, Salus Populi Suprema Lex. Salus Populi, la salute del popolo è legge suprema. Ne parlava pure Cicerone nel quarto libro del De Legibus e diceva la stessa cosa. Salus Populi Suprema Lex, ci aggiungeva pure esto, cioè così sarà, così deve essere. Lei ha fatto latino? No, ho fatto latino. E se lo ricorda quando eravamo bimbi, la cosa più importante, la cosa più facile è il verbo essere, all'imperativo, si faceva subito e sembrava uno scioglilingua, esto, esto desunto, e si andava facile, è la prima cosa che si imparava. Allora i NAS nascono, un po' di storia, nascono il 15 ottobre 1962 per l'intesa del comando
comando dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Sanità, Ministero della Difesa. Avete il compito di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari, anche compreso anche le bevande. Insomma è un campo vastissimo. Adesso nel corso degli anni il campo è diventato enorme, nel senso che, perché all'epoca i NAS erano un manipolo di uomini, sì, erano pochissimi, erano circa 40 per tutta Italia. Adesso le conti siamo 1000 per tutta Italia. E all'epoca avevano solo il compito nel settore alimentare. Invece adesso noi ci occupiamo della stragrande maggioranza delle materie che attengono alla salute pubblica. Prima di tutto la sanità pubblica, gli ospedali, le cliniche, certo, i laboratori di analisi, chi ne ha più che ne metta. Poi certo, facciamo farmacovigilanza, nel senso sull'industria farmaceutica, quindi facciamo i prelievi dei farmaci, vediamo se li mandiamo ai laboratori per vedere se il principio attivo corrisponde a quello che c'è prescritto, per controllare anche che cosa fanno le aziende farmaceutiche. Facciamo polizia anche veterinaria, controlliamo gli allevamenti, qua in provincia di Caserta è prassi controllare gli allevamenti, certo, bufalini per il NAS di Caserta. Certamente. Siete di casa. E adesso facciamo, da un po' di tempo facciamo anche antidoping. Ci sono degli ispettori del NAS che sono specializzati in antidoping, fanno dei corsi alla NADA specifici e assistono alle operazioni antidoping adesso anche per gli atleti professionisti. Capita certo, qualche volta di andare anche a delle partite di calcio certo, di Serie A. Loro avete scoperto da poco pure un cavallo che era drogato. Eh sì, quello già lo facevamo all'epoca. Sì, facevamo all'epoca dei prelievi, assistiamo ai prelievi dei cavalli. E purtroppo, come si disintossica un cavallo? Cioè la persona va nella comunità terapeutica? Il cavallo? Vabbè, il cavallo diciamo non ha questa assuefazione come ce l'hanno gli uomini, lo dopano perché così le sue prestazioni agonistiche aumentano, quindi diciamo che il cavallo è molto più intelligente di noi, quindi non soffre della mancanza della sostanza, anzi certo, se sta un po' di tempo la riesce a smaltire. Però ovviamente noi la troviamo perché nell'imminenza della gara diciamo è dopato al massimo per avere la prestazione agonistica, perciò sì, vinceva sempre. Allora i settori su cui avete proprio competenza per quanto riguarda gli alimenti sono un pochino, l'elenco è lungo, quindi mettetevi comodi. Allora acque e bibite, però è preparatissimo, molto più preparata di me sì, ho studiato carni ed allevamenti, conserve alimentari, farine, pane, pasta, latte derivati, olio, grassi, prodotti ittici, salumi e insaccati, vini alcolici, zuccheri, ristorazione, mangimi e prodotti zootecnici, prodotti farmaceutici, stupefacenti, comunità terapeutiche, ospedali. Potete entrare con blitz, cioè all'improvviso. Lo facciamo spesso. Come le dicevo prima, non e abbiamo. Come siete accolti? Cioè con diciamo sbiancamento? Vabbè, ovviamente siamo accolti sempre con il sorriso, però poi non sappiamo cosa si nasconde dietro quel sorriso. Per irretirvi, e va bene. Dunque, c'è stato un caso, non so se l'avete seguito voi, la Procura di Santa Maria Capo Vetere, il bravissimo procuratore Maria Antonietta Troncone, che io saluto con affetto e stima ed aspetto qui, dunque, ha scoperto 12 pozzi, siete intervenuti voi? No, nel NOE, perché sono scoperti 12 pozzi di acqua che certamente all'arsenico non fanno bene certamente a noi, e quindi si sono scoperti, hanno fatto dei carotaggi delle e hanno preso e veramente c'erano. Allora no, i fratelli del NOE, i nostri fatto, fratelli del NOE, fratelli sì, del NOE. Allora, nucleo operativo ecologico. Allora però per voi c'è questo che è una operazione freschissima, sembra proprio fatta apposta, e il colonnello qui ha scoperto delle magagne infinite all'ospedale San Rocco di Sessa Urunca, un ospedale sorto nel 1992, e il colonnello qui ha trovato di tutto, ha trovato notevoli carenze strutturali, funzionali, organizzative, soprattutto nelle sale operatorie trasformate in sale parto, insomma più o meno è così, poi ci spiegherà lei. La cosa gravissima è che non c'erano autorizzazioni, ma non c'erano mai state, proprio non l'hanno mai avuta, ed era di regola averla secondo l'articolo
all'articolo 193, testo unico delle leggi sanitarie. In più ha trovato, è riuscito a trovare, ha fatto tutto un gruppo, ha trovato anche l'intuito, vede che le è stato addebitato, giusto? No, forse dei ragazzi comunque. E va bene, lei l'influenza. A volte ho onori che non mi toccano. E va bene, dire. Però il guidare è importante. Uno dice, dice il colonnello Mercatini, bisogna essere curiosi. Ah, quindi quello lei, sempre. Lei sicuramente avrà detto ai suoi uomini, vedi là, guarda là, e quindi ha trovato furbetti del cartellino, che da un po' che non se ne sentiva parlare. No, però quello a onor del vero l'ha fatto la compagnia di Capua. Sì, e il fatto è che loro indagavano per delle reperti archeologici. Hanno fatto una bellissima indagine. Lo dicevo, i colleghi di dopo. Capua. Sì, i colleghi di Capua. Allora, a furia di sentire intercettazioni e cose varie, hanno intercettato per errore, ma tanto errore non è stato, perché è stata una cosa molto proficua, dei medici che parlavano, perché erano un bel gruppo organizzato. Il primario era di anestesia e rianimazione, aveva organizzato un gruppo per fare i furbetti del cartellino. Noi siamo abituati, io mi ricordo tanto tempo fa, e c'è stato proprio il boom di questi furbetti. Noi abbiamo fatto, diciamo, il caso più eclatante che c'è stato in Italia, l'ha fatto il NAS di Napoli, se le si ricorda, circa 2 anni fa, quello del Loreto Mare, dove ci sono state 55 arresti. Arresti, ma io ho visto in tante parti anche d'Italia, più in Campania, ma anche in altre parti d'Italia, fin quando è stato il massimo, quello lì, lo ricordo sempre, che andava a timbrare con le mutande, perché abitava, sì, quello a Sanremo, di fronte, mi sembra. E abitava di fronte e dice tanto, sono vicino, faccio subito. Allora, qua il colonnello ne ha scoperto 28 su 90, un terzo. La compagnia di Capua. La compagnia di Capua. Il primario era l'organizzatore di questi furbetti, ci avevano un badge nascosto, ognuno, insomma, a seconda del bisogno lo andava a prelevare. In più si autoreferenziavano, perché si addebitavano, auto-addebitavano degli extra. Siccome non l'abbiamo fatto noi, lei ne sa molto più di me, perché non me ne sono occupato. No, e quindi questo, insomma, vi siete incrociati praticamente. No, vabbè, ovviamente noi siamo tutti carabinieri, quindi quando abbiamo bisogno l'uno dell'altro è facile farsi una telefonata e accorrere in ausilio, non dico in aiuto, ma in ausilio dei colleghi. Quindi, siccome loro avevano questa bellissima indagine sugli assenteisti, che ha avuto un esito bellissimo, perché poi alla fine sono arrivati comunque a una misura cautelare che per delle persone incensurate è pure fastidiosa, e quindi poi alla fine abbiamo controllato l'ospedale dove si verificavano questi fatti. Quello l'ha fatto il NAS di Caserta. Quello che lei ha detto prima, io non porrei l'accento sulla fattispecie penale della vicenda, no, perché quella lascia il tempo che trova. Sull'umano. Io la metterei sì sul fatto che comunque il cittadino deve avere il massimo che può avere dalle strutture pubbliche, e quindi le strutture pubbliche devono essere condotte, devono essere fatte in un certo modo. Se questo modo non risponde ai requisiti per i quali noi anche ai privati facciamo delle sanzioni, facciamo delle multe, gli chiudiamo dei laboratori, questo non va bene. E quindi comunque questo, ovviamente con l'accordo della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che devo dire su questi temi è attentissima, sì, abbiamo deciso di fare questa cosa. Perché sta seguendo il procuratore Troncone, la Procura di devo Santa dire Maria. Che è molto attenta. Il procuratore di Santa Maria, la dottoressa Troncone, è molto attenta alla salute dei cittadini, come ha detto lei, i pozzi, anche se non ce ne siamo occupati noi. L'ambiente. È molto attenta all'ambiente, devo dire che sono tutte cose che alla fine per i cittadini valgono tanto, perché la salute dei cittadini, anche il caporalato, la salute dei cittadini è al primo posto. Se le vede noi il sequestro, poi non so come evolverà questo verbale di sequestro che abbiamo mandato in procura, però noi abbiamo dato la facoltà d'uso i carabinieri del NAS, per che non sono abbandonare andati i malati, perché c'erano dei pazienti, perché c'erano dei malati. Quindi porre l'accento sulle cose che non andavano, però continuare a fornire la prestazione, perché poi a volte la toppa è peggio del buco. Quindi chiudere un ospedale, magari a Sassa Urunca, che è lontano dalle vie di comunicazione, lontano magari da altri nosocomi, sarebbe stato peggio. Speriamo solo che i furbetti non siano puniti, perché la legge Madia parla chiaro, i furbetti del cartellino devono essere quello poi tocca la direzione,
le norme sono precise, quindi gli appigli giuridici ci sono, da quanto sembra di capire, anche se non me ne sono occupato. Certo, quindi... per la legge del Madia mi pare che si viene punito anche chi non controlla. Certo. Diceva il procuratore capo Lembo, lei l'ha conosciuto? No, non l'ho conosciuto. Corrado Lembo era il procuratore che è stato prima della dottoressa Troncone, diceva chi controlla i controllori. Ah, certo, l'ho conosciuta a Salerno, sì, adesso, sì, certo, certo. Chi controlla i controlloni? Certo, è un mio carissimo amico, oltre che un grandissimo procuratore. Dunque, senza autorizzazioni, però ce ne sono tante di ospedali. Vabbè, ogni ospedale ha una storia, diciamo, autorizzativa diversa dall'altro, quindi ogni struttura bisogna analizzarla in sé per sé. Questa volta abbiamo analizzato quello di Sessaurunca. Ma qui però... ce ne sono San Leonardo di Castellammare, Santa Maria della Pietà di Nola, Marisca di Torre del Greco, Sant'Anna e Madonna della Nera. Ha letto il mattino questa mattina? Ha letto il mattino? No, io già ho altre fonti, ringraziando il Signore. A Napoli le vericole sono in corso, ma... sono tutte situazioni che noi conosciamo. Sono le formiche a Napoli, tutte si situazioni... ricorda? Certo, ce ne siamo occupati noi, delle formiche al San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, eppure gli scarafaggi al vecchio Pellegrini. Gli scarafaggi al vecchio Pellegrini, a volte possiamo dire che magari ci sono perché la struttura è vetusta, a volte non possiamo escludere che qualcuno ce le porti. Voglio dire, come quei scarafaggi. È proditoria la cosa, è fatta apposta. No, dire. Non sempre, dolosa, non sempre, va. Però diciamo a volte la struttura è quella, certo, che è, quindi magari non si riesce a fare una disinfestazione completa perché magari l'ospedale è pieno, come si fa a svuotare l'ospedale? Ci sono tanti fattori che concorrono in un episodio. Però bisogna dovete fare... Noi comunque alla fine siamo sul pezzo, come si dice. Quindi facciamo guardia, la procura è sempre informata di tutto quello che facciamo, il Ministero della Salute, della quale funzionalmente dipendiamo, è sempre, certo, informato di tutto, e cerchiamo di fare ovviamente il massimo possibile. Certo. Colonnello, siete intervenuti, questo di sicuro, la procura di Santa Maria, quella inchiesta su quella casa di cura per malati terminali. Sì, l'hospice. Che c'erano due coniugi che facevano rivivere i morti, cioè mors tua vita mea, per prendere soldi dalla ASL praticamente, giusto? Purtroppo a volte capitano queste cose e non devono capitare, perché poi alla fine sfruttare anche la posizione di queste persone che ci stanno per abbandonare oppure ci hanno già abbandonato è veramente brutto anche solo pensarlo. Però siccome la retta degli hospice è abbastanza alta, quindi prolungare diciamo arbitrariamente la degenza del malato che magari è già andato a miglior vita per 3-4 giorni sulle carte corrisponde ad avere un bel po' di soldi in più dalla sanità pubblica, e questo ovviamente, come può capire lei, come possono capire le persone a casa, non va completamente bene, prima di tutto, certo, perché c'è un esborso enorme da parte della sanità pubblica. Ed è una truffa bella e buona. È una truffa. Dunque, la criminalità in tutti gli strati sociali si insinua anche nell'economia agricola, nell'economia agroalimentare. E parliamo di agromafia adesso. Agromafia, ecco, benissimo, agromafia, che si insinua attraverso varie pratiche, racket, usura, ma anche macelleria clandestina, furti di bestiame, contraffazioni, olio, vino, parmigiano, utilizzo fraudolento delle denominazioni geografiche. Insomma, la contraffazione va alla grande. La contraffazione, diciamo che noi siamo in prima linea. Mi premeva dire una cosa prima di parlare della contraffazione, che noi abbiamo tutti questi episodi di contraffazione in Italia perché ci sono i controlli. L'Italia è il paese più controllato al mondo e l'Italia è il paese dove si mangiano le cose più buone e le cose più genuine. Partendo da questo presupposto, che deve essere obbligatorio e devono capirlo tutti, diciamo che le contraffazioni ci sono perché le cerchiamo, perché noi siamo lì in prima linea. Le polizie estere non sono così attente all'alimentazione, ma lei lo può vedere anche quando va all'estero da turista, loro non sono così attenti all'alimentazione. Noi siamo attenti all'alimentazione e siamo attenti ai controlli sull'alimentazione. Quindi controlliamo le etichette, i DOP, gli IGP, controlliamo le materie prime da dove arrivano. Adesso, e non è un segreto, anche se è parzialmente coperta dal segreto investigativo,
ne hanno parlato anche diciamo, i network nazionali, abbiamo scoperto questa contraffazione per esempio dell'aceto balsamico, dove c'era questo mosto, il mosto per fare l'aceto balsamico DOP di Modena e Reggio Emilia deve essere fatto con un'uva derivante da 7 vitigni specifici, adesso non lo ricordo tutti, cioè il Sangiovese e quant'altro. Degli coltivatori di mosto, dei produttori di mosto pugliesi hanno pensato bene di farla nel migliore dei casi con uva da tavola, nel peggiore dei casi con un prodotto che l'uva non l'aveva proprio vista, ma fatta con dei conservanti e dei coloranti chimici, facendo una triangolazione attraverso la Sicilia con un giro di fatture la facevano diventare mosto, mi sembra, di Sangiovese, e quindi le società, la cooperativa di Modena e Reggio Emilia comprava questo mosto come se fosse un mosto buono per fare un aceto balsamico DOP, ma quando DOP non era, però comunque ci è voluto un grande impegno, in questo caso del NAS di Bari, per scoprire questa contraffazione, che è una contraffazione bella e buona, che ha portato al sequestro di 91.000 quintali di aceto balsamico, quindi parliamo di milioni e milioni di euro di aceto. C'è la contraffazione classica alla quale stiamo con la quale stiamo sempre lì col fiato sul collo, che è quella dell'olio extravergine di oliva, no? A volte, quello colorato con la clorofilla. Con la clorofilla e il beta carotene. La clorofilla gli dà il colore. Ma lei così a occhio vede, cioè io non l'inviterei mai, cioè allora, è problematico invitare lei. Posso lei dire a una cosa che magari a pranzo a cena lei dice subito, ma questo va, uno si sente guardato o no? No. Non rischia di, perché però la, guardi, le posso dire, noi siamo competenti. No, il palato dell'italiano medio è abbastanza fine rispetto, diciamo, all'europeo medio. E quindi se lei assaggia un olio extravergine contraffatto se ne accorge, perché comunque se ne accorge che non è l'olio extravergine solito che consuma a casa, e quindi sull'olio extravergine lo fanno in Italia, però a volte parte per la Germania, per il Belgio, per la Francia, dove diciamo il palato del tedesco non è molto abituato come il palato dell'italiano, sì, certo. E i guadagni sono enormi. Su un litro di olio extravergine di oliva contraffatto a loro gli viene 70-80 centesimi la produzione, rivenderlo a 6-7 euro un litro, cioè presente che un bilico, un camion con rimorchio che parte per la Germania si guadagnano anche 200.000 euro per ogni camion. Senta, colonnello, io amo la pizza, si parla tanto della legna tossica, io che amo la pizza vado a prendere la pizza o mangio la pizza e io amo quella naturalmente fatta con il forno a legna, certo, no? Elettrico. Come faccio a vedere che è tossica? Come vedo? Vabbè, anche il... Sa quando ne avrò mangiata? Anche il legno, tra virgolette, deve essere certificato. Anche il legno ha una sua tracciabilità. Sì, però io devo avere fiducia così, fidarmi. Purtroppo il consumatore finale deve fidarsi, perché non ha gli strumenti per accertarsi della tracciabilità. Non può andare in cucina. E lei come fa a vedere se la legna è tossica? C'è la tracciabilità della legna. Ah, la tracciabilità. C'è la tracciabilità della legna. Ci sono le fatture di acquisto, di vendita. Si può fare un calcolo sul consumo medio per vedere se comprano la legna che hanno consumato. Certo. Perché magari uno compra, che ne so, un quintale di legna per tutto il mese, ovviamente una pizzeria che sta aperta tutte le sere non gli basta, credo, nemmeno una settimana. Adesso non sono espertissimo di consumi, ma... Certo. Comunque c'è la mozzarella sbiancata con la soda, vabbè, però adesso pare che va meglio. C'è la mozzarella bistrò, lo sa lei che va di moda. Poi dopo ne parliamo. La carne dei macelli clandestini, il pane cotto, abbiamo detto. Il pesce fresco è resuscitato, quello là che dice sì... Con il cafodos. Che è questo, che è una mischia, un mischio... Però c'è sempre... Acido organici, acqua ossigenata e ghiaccio. C'è sempre l'attenzione del consumatore, la massaia se ne accorge. Italiana, guardando l'occhio del pesce, è l'occhio del pesce, poi si dice se ne accorge quando il pesce lei è giovane fresco. E quindi non è pratico di film, ma se lei, non so, può darsi che un film di, sai, si vedono questi revile, queste cose antiche, c'è un film proprio di con Sofia Loren di Sica, forse i telespettatori avranno visto, quando la ragazza, la Sofia Loren è
interpretare il ruolo della pescivendola e gridava per richiamare le massaie e diceva, dice, non venite da me, non andate da lei che c'ha il pesce fresco e risuscitato. Quindi già si risuscitava da allora, è una pratica forse antica. E poi il problema sul pesce, sulla frode del pesce, scusi se la interrompo. No, a molte volte vendere pesce fresco quando è invece stato decongelato, che quello potrebbe essere anche un problema poi per il consumo successivo, perché magari uno è convinto di aver comprato pesce fresco, ne ha comprato di più e lo ricongela, e quindi in quel caso diciamo che la conservazione ha qualche problema. Oppure viene, come facciamo noi a sapere, per esempio, molto spesso anche nelle case viene a mancare la luce? E si decongela e come si fa? Purtroppo lo dobbiamo sempre mandare in laboratorio alle analisi, perché noi possiamo fare un'analisi speditiva che è un'analisi visiva, però poi lei sa che al processo, perché poi si arriva sempre al processo per alimenti in cattivo stato di conservazione, non regge la prova dell'analisi visiva, ci vuole sempre qualcuno che ci dia una prova certa. Lei mi conferma che è ripreso il comparto bufalino, cioè adesso va meglio la mozzarella? Sicuramente va meglio, la mozzarella è diventata diciamo un brand internazionale. Quella, diciamo, DOP, mozzarella di bufala, nessuno la comprava più per il problema della soda. Adesso va un poco meglio. Guardi, anche i controlli che stiamo facendo rispetto a prima, percentualmente, ci dicono che la qualità della mozzarella, perché prima cosa avveniva? Che a volte qualcuno mischiava il latte di bufala e il latte vaccino, e che una cosa che ovviamente non comporta problemi dal punto di vista batteriologico, chimico, io che la consumo non mi succede niente, però ovviamente è una frode, perché la mozzarella di bufala deve essere 100% latte di bufala, e quindi anche adesso questi controlli che stiamo facendo, i campionamenti, non ci danno delle risultanze particolari come ci davano prima, quindi anche gli allevatori, i produttori si stanno, diciamo, attestando sul livello qualitativo medio-alto, anche perché credo credo che il consumatore rispetto a prima capisce che non sempre il risparmio è sinonimo di qualità. E una cosa che io dico sempre, pure quando facciamo cultura legalità nelle scuole, non si può comprare la mozzarella di bufala a 5 euro, perché loro non la possono produrre a 5 euro. Le nostre nonne dicevano, il risparmio non è mai guadagno. Dicevano così, non è mai guadagno. È così. Allora, adesso si vende in questi posti bistrò, che sarebbero delle osterie, bistrò è in francese, sì, diciamo così. Francese. Sono piccoli centri dove la mozzarella DOP è, diciamo, servita come piatto. Sì, forte. Sì, poi ci sono anche le varie ricette. Qualcuno adesso mi ha detto che la consuma con delle gocce di limone, non ho ancora provato, bisogna provare lei tutto. Lei poi va a vedere vita. Pure i limoni se sono buoni, quindi con lei c'è sempre il problema. Dunque, il problema molto spesso si riflette, c'è la certezza della pena per questi che diciamo fanno queste frodi alimentari? Solito da parte nostra sì, perché le pene edittali non sono altissime, di solito si arriva a un decreto penale di condanna, e le persone che perseguiamo alla fine la maggior parte non sono criminali, sono persone, sono imprenditori, sono persone che lavorano, sono persone che non vogliono avere problemi, che magari incappano in un controllo, e molte volte il controllo lo educa. Chi ha un controllo una volta e ha delle sanzioni e ha voglia di lavorare e capisce dove ha sbagliato e quindi si mette in riga, e quasi mai nel secondo controllo gli troviamo qualcosa che non va. Quindi il nostro controllo è anche fatto per educare, perché a volte ci sono proprio delle tecniche, dei modi di registrazione degli alimenti che sono sbagliate, ma magari sono tramandate da tempo, ci sono pure delle attività cose vecchie superate, esatto, che non si fanno più. Ci sono delle attività che magari passano da padre in figlio, il papà non faceva determinate cose magari sulla tracciabilità degli alimenti, quindi non segnava sul registro, non conservava le fatture, non segnava i lotti di produzione, cose che invece i figli, anche con l'automazione, con i computer, dovrebbero cominciare a fare. Certo, ma comunque fino a poco tempo fa si pensava di fare delle sezioni particolari per i reati alimentari, invece poi dopo non se ne è fatto niente più. Fatto e il problema è che ci sono dei magistrati che comunque se ne occupano e sono, diciamo, molto addentrati nella materia, sono molto bravi. Tanti anni fa, quando ci fu quel vino al metanolo, lei era bimbo forse, no? Ero bimbo, però il vino al metanolo poi è quello che ha permesso a NAS di esplodere. Perché il NAS è stato rinforzato in maniera massiccia
dopo il vino al metanolo, perché ci si è accorti che da una sofisticazione alimentare ne poteva valere anche la vita della gente. Adesso non succede, adesso abbiamo qualche caso di botulino, ma sono sporadici, qualche tossinfezione che magari è derivata dal tonno, certo, che non è stato consumato bene, quindi c'è un livello di stamina alto. Adesso non ci sono più quelle tossinfezioni che c'erano prima, però questo, il vino al metanolo, purtroppo per le persone che sono decedute, ovviamente ci dispiace, però ha permesso di sviluppare questa cultura di controllo alimentare in Italia molto accentuata e molto maggiore rispetto agli altri paesi. Certo, e a quel tempo, cioè era nel 1986, ci fu una legge, che obbligava il Ministero della Sanità a pubblicare su Gazzetta Ufficiale ogni anno le sanzioni diciamo passate in giudicato, e invece adesso non c'è. Vabbè, più. Però se andate sul sito del Ministero della Salute ci sono anche gli allarmi per la popolazione, qualche cittadino ogni tanto che conosco me li manda, me li gira su WhatsApp, quindi quando trovano... No, ma come sanzioni effettuate non c'è più questo obbligo. No, come sanzioni effettuate non c'è più questo obbligo, però devo dire che dal punto di vista nostro le sanzioni a volte sono anche immediate, sono pecuniarie, quindi quando noi tocchiamo la tasca delle persone a volte è peggio di andare a fare un processo, perché poi magari se non paga non può riaprire, e quindi tende a pagare, a mettersi a posto, a sistemare le cose, perché poi comunque quell'attività gli dà anche da mangiare, quindi comunque lì qualche cosa deve fare. E poi fare le indagini comunque, sì, l'importante è che non si allunghino tanto. No, però in caso dei le indagini lunghe sono quelle sul settore della sanità, ovviamente, certo, può essere l'assenteismo, possono essere i controlli agli appalti pubblici, però le indagini sul settore degli alimenti, a meno che non sia un'organizzazione transnazionale, si concludono sempre in breve tempo, d'accordo con le procure ovviamente. Certo, quali sono le cose più attenzionate da voi, gli ambiti più attenzionati? Guarda, noi cerchiamo di lavorare per stagionalità, nel senso che noi abbiamo anche un calendario di controlli che ovviamente è elastico e flessibile. Non siamo lì col fucile puntato a dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, però ovviamente sappiamo quando c'è il tempo della vendemmia e quindi del vino, che è dopo l'estate, quando c'è il tempo delle conserve alimentari, dei pomodori, quando si raccolgono magari nella provincia di Foggia, poi vengono trasformati nella provincia di Salerno, e quindi ai calendari diciamo di produzione cerchiamo di attagliare i nostri controlli, la macinatura del grano, quindi magari controlliamo le farine, facciamo dei campionamenti, li mandiamo per analizzare. Lei a volte come fa a tenere tutto sotto controllo, Campania, Puglia? Vabbè, diciamo che ho dei validissimi ufficiali, collaboratori anche sotto ufficiali, che comandano ognuno il proprio NAS. Certo. Ci sono NAS più grandi, come può essere quello di Napoli, che ovviamente... Qual è quello più faticato? Quello più faticato? Quello più faticato è quello che dà maggiore soddisfazione, ovviamente, è quello di Napoli, perché... E perché lei è di Pompei? No, diciamo che il substrato della città, della provincia, comunque è molto fertile per il NAS, e quindi facciamo delle belle cose. Perché però sono fantasiosi. Devo dire che tutti i NAS di tutta la mia territorio di competenza, ma potrei dire di tutta Italia, comunque si danno molto da fare. A volte non sono tanti, a volte sono una decina di unità, e quindi lei si rende conto che per una provincia intera, o a volte per due o tre province, perché i NAS in Italia sono solo 38 per tutte le province italiane, per tutte le regioni, quindi a volte c'è un NAS per tutta la regione, che ne so, per esempio il Molise ha solo il NAS di Campobasso, la Basilicata ha solo il NAS di Potenza, il NAS di Salerno. E lei coordina tutto? Io coordino, mi sento con i comandanti giornalmente, quotidianamente, vediamo le attività da fare. Da quando è comandante dell'Italia meridionale, quante sedi ha fatto? Questa è la prima, Napoli. Sì, il gruppo centrale Napoli. Il gruppo è solo a Napoli, sì, il gruppo è solo a Napoli. C'è una sede pure a Roma, Viale dell'Aeronautica. Sì, a Roma c'è ovviamente il nostro generale comandante, ecco, che è il generale di divisione Adelmo Lusi, c'è il gruppo di Roma che ha competenza su Italia centrale e sulla Sardegna, e poi c'è il gruppo di Milano che ha competenza, diciamo, sull'Italia settentrionale. Capito. Dove ci sono altri NAS. Ci sono 12 NAS al centro-sud, 11 NAS al nord e 15 NAS al sud. Un bel lavoro, insomma, è molto vasto. Molto vasto, devo dire, molto molto bello, molto interessante, diverso da quello che magari facevamo prima, delle pure indagini, però
è anche molto Di soddisfazione. soddisfazione anche a livello personale, perché poi si ha a che fare anche con, alla fine, pure con belle persone, Avete più un rapporto, diciamo, diretto, forse? Sì, abbiamo più un rapporto diretto, abbiamo un rapporto diretto anche col ministero, perché tra noi e il C'è ministro, da cui dipende collaborazione. funzionalmente il generale, diciamo, c'è un solo passaggio, quindi a volte anche le notizie che dobbiamo far passare passano molto più velocemente, molto più celermente, perché poi non dimentichiamo che noi abbiamo una doppia dipendenza, gerarchica ovviamente dal Ministero della Difesa, dal Comandante Generale, che è il nostro Comandante Generale, però funzionale dal Ministero della Salute, perché noi siamo stati nel 1962 creati per le esigenze del Ministero della Salute. Certo, comunque ha avuto un buon raggio d'azione vasto ma Certo, collaborativo e certo. questo è importante. Come attualità, lei avrà sentito quella storia di quel ragazzo, parliamo di attualità, un po' diciamo esuliamo dalla cosa specifica, quel ragazzo marocchino che ha ammazzato quel ragazzo perché era, diciamo, era invidioso, ha seguito Sì, e quello di si è Torino, quello che confessato, leggo sui giornali, sì. ha raccolto i carabinieri hanno raccolto, diciamo, le confessioni di questo ragazzo perché l'invidia era tanta. Dice: no, quello non può essere, diciamo, felice perché io non lo sono e lo ammazzo. Come vede lei, diciamo, al giorno d'oggi questo sentire dei giovani aggressivo? Perché c'è tanta aggressività tra i C'è giovani? tanta aggressività, magari c'è anche un'emulazione sbagliata a volte. Questo vale per la droga, per il Vale fumo, per tutto, perché uno si a sente. volte ci sono degli esempi sbagliati. Io ricordo quando avevo l'età di mia figlia, alla fine potevo emulare poche persone perché conoscevo poche persone, avevo contatto con poche persone che potevano essere i miei amici, la mia famiglia, i professori che avevo a scuola. Invece adesso per loro si apre un mondo vastissimo, loro possono vedere cosa fanno persone dall'altra capo del mondo, possono avere contatti e a volte hanno anche contatti con persone che è meglio non emulare, è meglio non vedere certe gesta che fanno negative. E quindi da una parte hanno una mente molto aperta, anche se poi alla fine stanno sempre fissi su uno schermo piccolo che è quello del telefonino, e dall'altra parte però Lei come assumono. padre, come condivide questo modo, diciamo, dei giovani, dato che ha una figliola, di comunicare? Non sarebbe meglio una piazza, un agorà, o come Ah, un sempre tempo, meglio, sempre meglio. diciamo, vedersi in viso, scambiare delle parole, delle cose, anziché parlare con una macchina? Oh, guardi, io ho passato un'infanzia felicissima, perché poi anche quando ero adolescente giocavo a calcio giù per la strada, non c'erano tutte queste macchine, quindi con i miei amici facevamo queste partite interminabili che finivano solo quando calava il sole. E quindi era un'infanzia molto più felice rispetto adesso che siamo fissi su questo schermo del telefonino. A volte anche noi, anche io, certe volte mi ritrovo a fissare questo schermo perché magari con questo mitico WhatsApp che a volte ci rovina la vita, arrivano informazioni, bisogna rispondere, bisogna fare, tutto è diventato più frenetico. Magari la vita di una volta non è male. Io sono andato in vacanza, per esempio, all'estero poco tempo fa e sono stato senza cellulare per una settimana, Ed 10 è stato giorni. Il benissimo. primo giorno mi è mancato perché mi mancava sapere cosa succedeva qui, ai NAS. Però devo dire che dal secondo giorno in poi sono stato veramente E bene. certamente, andate nelle scuole, lei segue abbiamo detto, le comunità terapeutiche, la droga. Ecco, come vi approcciate con i ragazzi che trovate, diciamo, che si sono introdotti in questo tunnel? Vabbè, bisogna sempre avere un approccio molto elastico, perché poi alla fine non si sa nemmeno questi ragazzi che cosa hanno a casa. E quindi bisogna cercare di, a volte pure di usare delle immagini che magari gli possono far capire a che cosa vanno incontro. Io una volta Spiegare. gli spiegavo anche che cosa c'era dopo, no? Cercando però di usare le parole adatte, magari non sempre lo sballo di quella canna, lo sballo dell'assunzione della droga, poi dopo un po' finiva e arrivava quello dopo, che uno sta molto peggio di come stava prima. Certo, Bisogna adesso cercare c'è di in giro spiegargli. l'eroina, sentito? Adesso vi gira L'eroina quella. l'eroina, la cocaina purtroppo è sempre girata. E quindi bisogna a volte scendere al loro livello e cercare anche di interessarli. A volte perché
Ho trovato anche dei ragazzi poco interessati quando andavo nelle scuole, magari vedere questo signore in divisa Che che gli spiegava. faceva la paternale, a volte poteva essere anche per loro un po' noioso. Magari se mi avessero visto su YouTube sarebbero stati più contenti perché mi vedevano sul Cioè, telefonino. più Più vicini a vicini e più loro. attenti, no? Certo. Un'altra notizia che, diciamo, non è che ha turbato, ma insomma ci si chiedono tante cose. C'è stato un matrimonio della Marina, due donne si sono sposate, una è nocchiero e un'altra è ufficiale di vascello, mi pare così. E sono due donne. Poco tempo fa, 2 settimane fa, c'è stato il convegno sulla famiglia, la famiglia tradizionale. Ecco, non diciamo normale, la famiglia tradizionale. Ecco, l'amore è libero, tutti possono amarsi, per carità. Ecco, come vive un carabiniere, cioè per il carabiniere la famiglia è tutta la famiglia, quella tradizionale, non toccate la famiglia, un carabiniere è un macello. Quindi siete, diciamo, di tradizione per la famiglia. Come vivete, come vive il carabiniere questo matrimonio di due donne, ma fatto con le stesse modalità di un ragazzo con una ragazza, quindi le divise, lo stesso Guardi, capannello ormai siamo nel sì. 2019, restare ancorati a retaggi che sono del passato mi sembra veramente Quindi lei la anacronistico. vede come un'evoluzione Io non la culturale? vedo come un'evoluzione culturale, un'evoluzione totalmente Normale. positiva, cioè normale. Non abbiamo. Alla fine ho letto una frase bellissima l'altro giorno, che credo l'abbia scritto uno di quei, famiglia è dove c'è l'amore, no? Sì, Quindi questo. non No, io importa come dicevo. sia, non importa come sia l'amore, quindi però alla fine credo di parlare anche per la totalità dei miei colleghi, la stragrande maggioranza, perché poi alla fine sono poi situazioni individuali, però non vedo particolare allarme, particolari No, commenti allarme. quando succedono No, queste. ha fatto un po', diciamo, impressione il fatto che fossero tutte e due in divisa, ecco, non per il fatto in sé dell'amore, l'amore è libero. E come dice il Papa Francesco, dobbiamo essere uniti nella diversità. Non c'è diversità perché l'amore è, diciamo, è normalissimo. Ha colpito il fatto della divisa, ecco perché le chiedevo, lei che è per la tradizione, perché il carabiniere è per la tradizione, non ci sta niente da fare. Anche la polizia sarà, però non è neanche, non è mai come il carabiniere è Noi proprio. diciamo anche noi, credo anche la Marina, quindi per fare qualcosa in uniforme sicuramente dobbiamo chiedere il permesso. No? Io per venire oggi qui in uniforme a parlare con lei ho dovuto comunque chiedere il permesso ai miei superiori, quindi credo che comunque da parte pure dei superiori sia stata valutata tranquillamente la cosa e tranquillamente sia Dice, tu stata. vai da Iodice, puoi Non c'è andare. andare, sia stata tranquillamente valutata e quindi sia stata tranquillamente accettata, non c'è alcun tipo di problema. Ma lo vedo, noi da un po' di tempo, forse siamo C'è stati una delle ultime apertura. forze armate, le dico una cosa che può sembrare, ad avere le donne, no? Quindi, Sì. ed è stato un peccato perché poi io ho pochissime donne alle dipendenze, solo due, una a Napoli, adesso una a Bari, però a volte la donna ingentilisce anche Certo. il gruppo. L'altro giorno ho fatto una riunione a Bari, c'era questa ragazza bravissima che è arrivata e Bella comunque pure. Bella. non guardiamo, no, Non guardate, da no. superiori per noi Perché non sono, guardate per noi quali. maschi e femmine sono tutti uguali, i superiori Ah, così capito. vedono gli inferiori, Trattate allo stesso tutti modo. allo stesso Se modo, bisogna redarguire, si però fa. ovviamente porta anche a volte la sagacia femminile anche nelle operazioni, Diceva no? il procuratore Borrelli, della Procura di Napoli, sono più attente. Sì, sono più attente, sono più curiose, sono più attente ai dettagli. Magari, che ne so, il maschio va Più in un. superficiale. No, va in un posto, magari non fa attenzione ai dettagli, magari c'è qualcuno che nasconde qualcosa, invece la donna è abituata, no? Perché poi la donna ricorda i vestiti, le scarpe. Noi non ricordiamo nulla di tutto questo, quindi dice, ah, la signora è qua che c'era l'altra volta, poi
me la ricordo perché magari c'ha lo stesso cappotto. Ed è un elemento. Ed è un elemento che a volte nelle indagini è fondamentale. Indagini di scenario, quelle solite, certo. Quelle la vanno bene per tutto. Dunque, lei si è laureato in giurisprudenza, 110 sì. L'ora. No, no, 100. No, 110 su 110. 100 su 110. Ah, 100 su 110, vabbè, la do, non l'ha presa. Vabbè. Ho detto studiavo proprio. Si sono distratti. Allora, la dichiarazione di fallimento dei reati di bancarotta. La materia economica finanziaria riguarda i reati fiscali, i reati diciamo fallimentari. Ecco, in questa fase normativa di favor per i concordati, servono per far mandare avanti diciamo così, l'impresa. Ecco, la bancarotta si consuma sia con i fallimenti che con diciamo i concordati stessi. I reati fallimentari, ecco, io ho scritto così, di bancarotta, come si rapportano con i reati di insolvenza, diciamo, dei reati alimentari, reati... A volte noi troviamo, ovviamente, le società che sono in difficoltà, che stanno per andare in fallimento, ovviamente non fanno tutto quello che devono fare. E a volte il nostro controllo facilita la dichiarazione di fallimento, nel senso perché si accerta che lo stato delle cose ormai è ai minimi termini e quindi la società viene cessata. Non è infrequente che dopo un controllo del NAS, magari perché la situazione ormai è recuperabile, ci vorrebbero troppi soldi, perché ne so, per mettere a posto le strutture, per adeguare i locali, perché a volte entriamo in un ristorante e magari le sale non sono tutte autorizzate, quindi qualcuna è autorizzata abusivamente, quindi per mettere a posto tutto, oppure per rimpicciolire il locale, ci vorrebbe un esborso economico che in quel momento l'imprenditore non può fare. E quindi si accelera questa procedura che comunque avrebbe avuto il suo corso purtroppo negativo. Certo, ha visto come abbiamo collegato con meno la Meno male, perché avevo timore che mi chiedesse cose di 19 anni fa. Quindi... No, però è legato a quello che è il suo compito. Allora, in conclusione, siamo in conclusione, contento? No, potevamo continuare. Dunque, il ministro della Salute, il suo ministro, è Giulia Grillo, sì. Ha detto che nessuno può permettersi il lusso di lucrare sulla salute dei cittadini. E perciò i NAS sono preziosi. Come darle torto? Siete preziosi, ha detto. E d'altra parte tutti i filosofi, scienziati hanno sempre parlato della salute. Il più grande aforisma era quello di Ippocrate, che diceva fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. È importantissimo, certo. Quindi noi proprio vi ringraziamo perché fate tantissimo per la nostra salute. E come vanno le cose adesso e come vanno gli ospedali adesso, è meglio che curiamo la salute in modo che non ci andiamo. Dobbiamo tendere a un servizio pubblico o privato che dia il massimo al cittadino. E per il momento ci guardiamo il nostro compito. La salute tramite l'aiuto di Dio innanzitutto, ma tramite i NAS, perché siamo quello che mangiamo. Bisogna veramente vedere bene quello che si mangia. Però in Italia la stragrande maggioranza dei prodotti è controllata e non ha problemi. E quindi siamo a posto. Allora io la ringrazio per quello che ha fatto, per quello che ci ha detto, per tutte, diciamo, come dire, ci ha dato i lumi su tante cose. Ecco, ci saluti Pompei, perché certo. È la sua terra natia. Ci saluti, ci ringrazi il ministro Bonisoli, quello della cultura. Volevano mettere una ruota panoramica a Pompei, vicino agli scavi, una cosa inaudita, ha detto il ministro Bonisoli, se ne parla proprio di mettere. Sì, sarebbe stato forse un po' in contrasto con quelle che sono le rovine, quindi. Quelli che sono gli scavi. È bellissimo, è stato molto bravo, ci ha risparmiato una figuraccia perché proprio non era proprio possibile. Allora mi saluti il santuario, certo. Un grosso abbraccio per quella Madonna veramente bellissima. Io non so, ognuno ha la sua fede e tutte le fedi, tutte le religioni sono validissime. Io parlo per la mia religione cattolica, il viso di quella Madonna, e chi non l'avesse visto, è una cosa di una dolcezza infinita, è bellissimo, veramente bellissimo. Vero. Lei è fedele, cattolico, praticante? Ovviamente cattolico, praticante quando posso. Ah,
posto, oh, va bene. Comunque lei l'opportunità certamente più di me, ma io ci vado spesso a Pompei perché è bellissima. Ma mica era così bello quel quadro, lei lo sa l'origine di quel quadro? No, mi coglie impreparato. È impreparato? L'ho detto che è molto più preparata di me. Lo so. No, ma io questo ricorda, diciamo, tanto tempo fa. Lei saprà che il santuario è stata opera di Bartolo Longo, certo, il quale non era né napoletano e non era un religioso. Napoletano era di pare Latiano, provincia di Brindisi, e insomma voleva un, lui ha formato insomma questo santuario e voleva una Madonna, e il sacerdote gli disse, dice vai a Napoli, c'è una suorina che ha tante cose belle e antiche, e lui è andato e questa suorina gli ha dato un quadro della Madonna di Pompei, ma bruttissimo, era brutto, come si dice, sgarupato, era tutto fatto malissimo, proprio vecchio, vecchissimo. In più, adesso è bellissimo, restaurato, meraviglioso, in più sa come è arrivato da Napoli a Pompei? Su un carrettino di letame. Avvolto naturalmente, benissimo, perché non c'erano i mezzi che ci sono adesso, e quindi è andato su un carrettino di legame approfittando di un ragazzo, di un signore che puliva le stalle. Lo sapeva lei questo? Non lo sapevo, la ringrazio. Perché l'ho illuminata. La ringrazio. E questa è tradizione. Io so che i carabinieri per la tradizione vanno pazzi. Ah, vabbè, quindi sulla storia dell'arma sono più preparato. Per la storia dell'arma, mi può illuminare lei. Però io li ho sempre seguiti. Io la ringrazio per l'onore e il piacere che mi ha dato, che ci grazie ha dato a, lei. A tutti noi. Grazie. Faccia tante cose belle, grazie. Faccia poche multe e speriamo che tutto sia in regola. Comunque ci preservi della salute, perché noi siamo, come dice la ministra qui, sotto la vostra ala protettrice. No, siamo abbastanza buoni. Quello che dobbiamo fare, a volte lo dobbiamo fare, però siamo abbastanza buoni, a volte anche solo un controllo che va bene, però anche solo un consiglio magari all'imprenditore o chi ha il negozio. Che certe volte gli imprenditori sono un po' birichini. È prezioso per loro. Vabbè, l'imprenditore tende sempre al guadagno, quindi quando può risparmiare su qualcosa tende a farlo. Sì, magari, non cantando il rischio. Magari anche noi al posto suo faremmo uguale, quindi è sempre un cane che si morde la coda. Certamente. Allora grazie a lei. È un piacere di averla conosciuta, grazie. È una bellissima persona, grazie. Io sono contenta di averla conosciuta. Anche io. Ci vediamo presto. Ci vediamo.